Il taglio del nastro è avvenuto intorno alle 18 di sabato 9 maggio alla presenza del sindaco Pasquale Lamboglia e del professor Gioacchino Francesco Latorre, docente di archeologia all'Università di Messina. La festa è stata per tutti e in piena campagna elettorale ha stemperato gli animi perché ad applaudire all'inaugurazione del nuovo museo di Blanda c'erano anche tutti i candidati della compagine Progetto di Sviluppo guidata da Raffaele Papa. Un momento importante in cui si è ribadita la grandezza di questo patrimonio comune. I reperti di Blanda, la città millenaria, tombe, mattoni, vasi e utensili che la terra soffice del Palecastro ha preservato per 2000 anni. I primi scavi più di due decenni fa e già dai primi ritrovamenti si intuì che si era davanti ad una scoperta senza eguali. E di fronte a questa storia raccontata dagli archeologi Mollo e Latorre e Ottavia Vozza, architetto che ha progettato il parco archeologico insieme a Paolo Vitti e Francesco Gentile, si contemplano le origini della comunità tortorese. Benvenuti quindi nel più importante sito archeologico della Calabria, e non lo diciamo solo noi. Non è esagerato, perché poi l'importanza delle cose non è un concetto astratto, non è un concetto assoluto. Le cose sono importanti se la loro importanza è valorizzata, è comunicata a chi le deve valutare, a chi le deve visitare. Quindi qui a Tortora si è fatto uno sforzo in questi 20 anni veramente notevole per restituire alla pubblica fruizione i risultati di quella che è una ricerca che è scientifica, ma nel momento in cui la ricerca da scientifica diventa comunicazione rivolta a tutta la cittadinanza, ai visitatori, ai fruitori, in quel momento diventa importante non solo per chi la fa, ma anche per la collettività. Questo penso che sia un dato dal punto di vista proprio sociale, sociologico, fondamentale che noi archeologi abbiamo. Il Museo di Blanda, in questa casa della memoria, storia e tecnologia, si incontrano. E la novità di questa esposizione è la presenza di un corredo ricchissimo dal punto di vista multimediale e virtuale, ovvero è possibile fruire in maniera diversificata il museo, sia attraverso i contenuti didattici tradizionali, le guide, i supporti video, i pannelli, ma anche e soprattutto attraverso gli smartphone, i tablet, ovvero effettuare una visita virtuale del museo leggendo i contenuti, apprendendo i contenuti, visualizzando i contenuti anche in 3D e quindi avendo una visione completa anche per un pubblico che non è di addetti ai lavori dei contenuti del museo stesso. Museo e parco archeologico, due beni che vi danno forza alla memoria, un orgoglio di appartenenza. Davanti a queste pietre tace la lingua e si intimorisce la retorica. Qui vince la storia, e la storia è un fatto. Blanda Iulia è Tortora, la sua essenza, l'anima di questa comunità dell'Alto Tirreno Cosentino. È un centro che nel tempo è diventato una piccola città, che in età romana è stata una colonia, quindi aveva un ruolo importante nell'amministrazione romana del territorio. È un sito che aveva funzioni di controllo strategico della viabilità marittima, della viabilità terrestre, un sito di commerci dove si sono sempre incontrate genti diverse, culture diverse, e che ha prodotto quindi delle elite sia in epoca arcaica, in epoca lucana e in epoca romana, che attraverso, diciamo, i corredi delle loro tombe, gli arredi delle loro case, mostrano di avere un livello sociale elevato, notevole. Blanda è il nostro passato, ma è il nostro futuro, se vogliamo chiosare e utilizzare una parafrasi. Cioè è quello che è il nostro passato, la nostra storia, ma è la principale, probabilmente la più importante risorsa per lo sviluppo di questo territorio. Io ricordo che in contesti economici gli economisti sostengono che il turismo è il settore che nei prossimi 50 anni avrà maggiori ricadute economiche. Dico sempre che le fabbriche si possono delocalizzare in Cina, i beni culturali sono nostri e noi li possiamo offrire proprio al turismo nei prossimi anni come risorsa concreta dal punto di vista economico.